500 anni di storia, ma per Messina ogni volta è l'emozione della prima volta. La VAR quest'anno è ancora più attesa perché ritorna dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia. Per il sindaco Federico Basile, che questa mattina ha presentato l'evento con le sue manifestazioni correlate, con a fianco gli assessori Massimo Minutoli e Vincenzo Caruso, sarà la prima manifestazione che vivrà con addosso la fascia tricolore. Tutto pronto per vivere la festa in sicurezza con la collaborazione di tutti. È una vara particolare perché ritorno dopo 2 anni, è una vara particolare perché è la mia prima vara da sindaco ed è una vara particolare perché sono certo che avrà un afflusso, un'affluenza di pubblico, di fedeli importante perché la vara è sempre stato un appuntamento non tradizionale ma speciale per questa città. Quindi è una vara che grazie agli assessori Caruso e Minutoli, in questo caso in prima linea anche per la redazione del programma complementare poi all'evento, hanno fatto uno sforzo importante, grazie anche alla prefettura, alla questura, a tutti gli organi che in questi pochi mesi, in cui, un mese e mezzo in cui sono diventato sindaco, ci hanno dato un grande supporto, come noi spero abbiamo dato a loro, affinché questa manifestazione sia sicura, ma poter essere goduta in tranquillità da tutti. E sembra che il Covid non ci sia, ma in realtà c'è, saremo bravi a mantenere alta la guardia, mi auguro anche che i cittadini lo comprendano, quindi anche un appello rivolto a tutti affinché questa vara, che è la vara un po' della ripresa, diciamo così, dopo questi anni pandemici, sia veramente sicura per tutti. L'edizione di quest'anno sarà dedicata alla memoria dello storico Franz Enrico Buono, scomparso il 16 marzo scorso. Ed è giusto ricordarlo per come stiamo facendo in questi eventi, perché il ricordo, diciamo, di chi ha dato tanto, soprattutto nell'ambito storico e culturale della città, deve rimanere vivo per farci andare veramente avanti, come dicevo io, in questi mesi di campagna elettorale.